Buongiorno a chi mi segue su Instagram e a chi mi segue adesso su YouTube, che sto registrando anche per chi mi segue su YouTube. Allora, visto che oggi avevo circa 20 minuti liberi, miracolo del Signore, in queste giornate sono strapienissime, ho deciso di farvi la diretta, sempre parlando di unione di maschile e di femminile. Allora, scusate, la faccio sconvolta, ma ripeto, sono giornate molto molto piene e quindi non è che ho tempo di pettinarmi e di farmi bella, ma tanto l'importante è quello che vi dico. Ok. Allora, prima di tutto mi presento per chi non mi conosce, io mi chiamo Elisa, sono un'operatrice olistica e mi occupo specialmente di percorsi di fiamme gemelle. Perché? Perché sono una fiamma gemella riunita da quasi 3 anni e quindi ovviamente quello che conosco meglio è il mio cammino di fiamma. Questa è la sintesi. Per chi mi vuole conoscere meglio, c'è il mio blog www.camminospirituale.com che è in costruzione sempre, perché sempre il rinnovo, perché ovviamente sto facendo anche corsi, eccetera, quindi ogni volta imparo cose nuove e quindi ogni volta vedo gli errori del blog e lo stravolgo completamente, però vedo che ogni volta che poi dopo rifaccio il blog per voi è molto meglio perché è tutto molto molto più chiaro. Ciao Maria Cristina, ben arrivata questa sera. Allora, detto questo, un'altra cosa, una news, che non so da quando inizierà questa cosa, spero che poi oggi riesca a farla incominciare, se no dopo domani. Allora, visto che appunto sono sempre molto piena, sto provando a mettere un supporto esterno per prendere gli appuntamenti, in modo tale che un qualcosa un po' lo delego, perché sennò crollo anche io, perché sono un essere umano anche io. Quindi vi verrà data una nuova mail solo per prendere gli appuntamenti, ok? A cui non sarò io a rispondere, ma sarà una ragazza che è carinissima, che a me piace molto, e lei avrà solamente il compito appunto di prendere gli appuntamenti. Quindi per chi sarà all'inizio del cammino, semplicemente prenderà appunto il primo appuntamento, quello è per parlare insieme a me, per comprendere cosa fare. Per chi invece già rodato e gli dovrà dire voglio fare il teta, voglio fare un viaggio, voglio fare una canalizzazione, eccetera. E così. Quindi spero che poi questa cosa funzioni per il mio benessere psicofisico. Ok, perché veramente se no esplodo, ragazzo, sta esplodendo. Ciao Maria Cristina. E quindi ho preso questa scelta di avere un supporto esterno. Adesso poi dopo gli farò la mail apposta per lei e tutto, che ci organizzeremo meglio e appunto inizierà questa cosa. Allora, a parte supporto tecnico mio e news per voi, spero che vi abituerete a questa cosa. Oggi voglio continuare a parlarvi dell'unione del maschile e del femminile, perché sono un aspetto veramente essenziale, ragazzi, per le fiamme. Ah, un'altra news, il 28 ottobre, ancora è confuso nella mia testa, ma io mi conosco e se non metto una data non inizio neanche a scriverlo. Quindi ho fissato una data, almeno mi ci metto, perché un po' che ho in mente è di fare questa cosa, ma se non metto le date io sono un disastro. Quindi l'ho fissato per il 28 ottobre, all'inizio alle 21:30 sulla piattaforma Zoom, un nuovo corso per le fiamme gemelle proprio sul femminile. Avete visto nello scorso video perché è tanto importante questo femminile? Per chi non l'ha visto, vi invito a guardarlo, è proprio quello che ho fatto, mi sembra, ieri. Unione maschile e femminile, in cui spiego perché è tanto importante per la fiamma femminile coltivare e curare questa particolare energia. Poi in ogni caso vi darò tutti i dettagli in itinere, perché ancora nella mia testa, ora che sto raccogliendo testi, idee, eccetera, eccetera, per poi domani iniziare a mettere giù tutto. Allora, come sempre, sapete che io non me ne invento le cose, ma ho sempre supporti testuali. Oggi iniziamo con un testo di Marina Borruso, Essere nel presente, il risveglio.
dove inizia con una cosa molto bella che infatti io poi sono andata a leggermelo perché non è che sono un'esperta di Bibbia e di queste cose, voi lo sapete molto bene. E quindi sono andata a leggermelo e vi consiglio di andarvelo a leggere anche voi perché veramente è una cosa bellissima. Il Cantico dei Cantici inizia proprio con questa frase, Marina Borruso, ovvero il Canto dei Cantici. È il canto dell'unione del maschile e del femminile, simbolizza un'unione al di là della dualità con l'origine, con il tutto, con il non manifestato, l'unione con la vita stessa. Ed è proprio la sete di questa unione più alta, ciò che sta alla base del desiderio che abbiamo l'uno dell'altra. La vera unione del maschile e del femminile, andare oltre la dualità, dissolvere l'illusione della separazione. Qui di cosa si parla, ragazzi, se non di fiamme gemelle, dove nel momento in cui tu unisci le tue energie maschile e femminile dentro di te, comprendi poi anche fuori che non c'è alcuna separazione e puoi andare al di là della dualità terrena per giungere all'unione divina, quindi alle sacre nozze alchemiche interiori. Una cosa importante è che per andare oltre l'illusione bisogna guardarsi l'un l'altra come esseri, non come maschili o femminili, perché l'energia non ha sesso. Noi qua, ok, nasciamo con un sesso, con una particolare energia dominante, però poi questa energia dominante deve fare spazio anche all'altra, perché se non fai spazio dentro di te non puoi fare spazio all'altro. Quindi se tu sei un dominante femminile, dai spazio al maschile, accetta questo maschile anche dentro di te, però per accettarlo devi accettare anche il tuo femminile, devi accettare la comprensione, devi accettare l'amore, devi accettare l'accoglienza, devi accettare tutte queste sfaccettature di questa bellissima e amorevole energia, perché non è debolezza comprensione, perché non è debolezza accoglienza, è forza. L'amore e l'accoglienza sono forza. E la forza non crea sofferenza. Se tu soffri perché c'è qualcosa in te che è disarmonico, che non sta accogliendo, perché accoglienza io non intendo solo dell'altro, Accoglienza anche di te, anche delle tue parti apparentemente fragili. Perché abbiamo tutte delle parti che ogni tanto crollano, non siamo Wonder Woman, va bene. Datti il permesso di piangere, di strapparti i capelli, ogni tanto che non succede niente, però dopo che l'hai fatto, comprendi perché lo hai fatto, accogli questo dolore con il tuo femminile e non giudicarlo. Quindi è necessario quindi riconoscere ciò che siamo, quindi andare al di là del corpo, riconoscere che siamo energia. E allora possiamo godere dei piaceri del corpo senza alcuna dipendenza. Infatti, quando il maschile e il femminile sono equilibrati dentro di noi, siamo la vita stessa e possiamo generare la vita. Ma per toccare questa verità, questa unione, per incontrarci davvero, è necessario che tu viva consapevolmente la tua sofferenza. Non solo quella individuale, ma anche quella collettiva di quel corpo di dolore, come lo chiama Eckhart Tolle, che ci accomuna tutti, anche il tuo fiammo c'ha il corpo di dolore, anche il tuo fiammo soffre. Quindi andare oltre a quel dolore collettivo che è accumulato nei secoli, perché infatti le fiamme hanno proprio anche il compito di sciogliere il dolore collettivo, perché tu nel tuo DNA non porti solo le tue esperienze. Porti le esperienze della tua mamma, che porta le esperienze della sua e di tutta la sua famiglia e così via. E tu porti anche la sofferenza della cultura in cui vivi, perché se tu sei nato in quella determinata parte del mondo, c'è una ragione, non è che nasci a Milano, a Roma, a Genova oppure in Canada
per caso, tu hai scelto di nascere lì non solo per le esperienze che potevi fare in quella terra, ma anche per il karma collettivo di quella terra, che tu dovevi fare esperienza anche di quella sofferenza di quella terra. Io sono rimasta scioccata, per esempio, dal viaggio che ho fatto a Cuba. Il karma collettivo di Cuba è qualcosa di terrificante. È qualcosa di terrificante. Quando io sono arrivata lì e sono stata lì poco, meno male, perché vi giuro, per me è stata un'esperienza traumatica. Io ho pianto per Cuba. Cioè, io in quel momento ho versato lacrime per Cuba. Perché io vi dico, cioè, 2 giorni interi per cercare una bottiglia d'acqua. Cioè, io avevo il ciclo. Avevo dimenticato assorbenti a casa, cioè 2 giorni con lo stesso assorbente perché non si trovavano assorbente. Cioè, io andavo in farmacia, questi qua che mi guardavano, no, ma scusa, ma tu come fai quando hai il ciclo? Metto un po' di carta igienica, oppure non metto niente. Ha le infezioni a gogo, non lo so. È vero che magari un tempo, cioè io non sono il fan cioè del appunto il ciclo libero senza assorbente, non, no, non, cioè, non sono una fan di questa cosa. Eppure ho fatto un lavoro anche sopra il mio ciclo, io accetto il mio sangue mestruale, abbiamo un bellissimo rapporto. Però, cioè, sinceramente, andare in giro e con i pantaloni macchiati di sangue, cioè, a me non è che mi alletti più di tanto. Ma qui è proprio anche qui cultura, cioè, vedete anche il femminile, dove nasce anche e cosa porta la cultura del femminile di una determinata terra. Anche per una cosa naturale come quella del ciclo, come tu vedi, il tuo ciclo mestruale è molto importante. Quante donne infatti hanno problemi con il ciclo mestruale? Perché hanno blocchi con il femminile? Quanti scompensi fisici poi una donna ha collegati al ciclo mestruale? A parte questo, che poi magari un giorno ne faremo un'altra diretta sopra il ciclo mestruale, perché penso che anche questo per le donne fiamme sia importante. Però, tornando alla sofferenza, quindi è necessario andare oltre quel dolore collettivo accumulato nei secoli, nella psiche, nelle cellule di tutti gli uomini e di tutte le donne. Perché anche le donne sono spesso maltrattate, sono sempre, spesso sono, vi, cioè, cioè, ma sono violentate. Ora che si sta provando a combattere contro le spose bambine, quante ne sono morte? L'infibulazione, cioè, tutte queste sono violenze che marcano profondamente l'energia femminile e la fanno chiudere. E perché? Perché l'energia femminile, l'energia della trasformazione, io penso che faccia molta paura. Perché noi diamo la vita. E quando io studiai antropologia alle scuole superiori, proprio e c'era una dispensa che parlava proprio della cultura musulmana. Addirittura niente, studiai la storia del velo, che ora non mi ricordo dove, però mi è rimasta impressa questa cosa. In pratica, che le donne della campagna erano obbligate a mettere il velo, quelle della città no. Altra cosa è che marca molto la donna, però proprio anche questa cosa cioè della verginità della donna, perché? Perché l'uomo deve essere certo che poi quel figlio è il suo, perché altrimenti è una macchia nella famiglia. Se
se non ha questa certezza che il figlio è suo, quindi deve essere comunque certo di questa cosa. È tutto, cioè qui è proprio anche una questione culturale, cioè veramente, veramente forte, in cui appunto si potrebbe andare a scrivere un libro adesso. Ovviamente io come sempre faccio degli accenni, cioè, ma giusto per farvi riflettere su queste cose. Allora, ciao Luciana, ciao Maggiolinic, ciao Vania, ciao la casetta olistica, benvenuti questa sera. Quindi comunque, a parte tutto questo, tutte queste forme di sofferenza si incanalano nel corpo di dolore, che è proprio un corpo di dolore comune, collettivo, è per questo che io vi ho fatto questi vari esempi della cultura, per farvi capire come la collettività in cui tu nasci crea anche il tuo dolore, ok? Però tu hai scelto di fare quell'esperienza per scioglierla anche dove sei, perché questo anche fanno le fiamme. Quindi le donne appunto hanno un corpo di dolore collettivo accumulato nella psiche femminile attraverso le umiliazioni, le violenze, no, le crudeltà, gli abusi, gli stupri e le nascite dolorose, perché noi partoriamo con dolore, gli aborti, torture e così via, posso andare avanti all'infinito. E tutto questo bagaglio culturale collettivo va a finire nel corpo di dolore della donna. Ovviamente affetta la tua energia femminile, che quindi va ripulita non solo dal tuo dolore, delle tue esperienze personali, ma va ripulita anche dal dolore collettivo di dove tu sei nata. Importantissimo. Però io direi che già questo è un concetto importante su cui andare a riflettere. Quindi, guarire il corpo di dolore del femminile. Il corpo di dolore collettivo che ha accumulato tutte queste sofferenze, tutti questi abusi, è molto importante per il cammino di fiamma, altrimenti il fiammo te lo fa vedere con umiliazioni, abusi psicologici, violenza psicologica e così via, e te lo mostra. Quindi, come fare per tutto questo? Ovviamente importantissimo, come vi ho già detto in questi giorni, il percorso dei sette archetipi femminili, proprio per andare a toccare ogni punto di questa energia e per il corpo di dolore collettivo. Si può fare un viaggio sciamanico, posso farlo io per voi, oppure possiamo andare assolutamente insieme a farlo. O se no, io oggi per esempio l'ho fatto, stiamo facendo questo cammino, però con il Theta Healing, con una fiamma donna. Ok, quindi per chi vuole fare questo lavoro che è veramente importante, mi scrivo una mail. Per ora la mail è ancora elisasiliacoda@libero.it, poi ci penseremo a quella nuova. Ciao Susi, ben arrivata, ciao Paletta Lalla. Oppure mi scrivo un messaggio sulla mia pagina Facebook, Elisa Silvia Coda, oppure anche qui su Instagram, assolutamente mi potete scrivere per parlarne. Ragazzi, questo è tutto, anche perché io poi alle 21:30 ho un consulto, non so neanche che caspiterina di ore sono, esatto, sono le 2:27, giusto, giusto a pelo, perfetto, orario perfettissimo oggi, mamma mia come sto organizzata, il mio maschile è organizzatissimo, però c'è pure il femminile che vi accoglie, quindi ho un equilibrio cioè, meraviglioso e si sta proprio bene equilibrate, ragazzi, cioè, è bellissimo. Va bene, ragazzi, ciao Susi, ciao a tutte quante. Ah, mi raccomando, condividi questa diretta perché è molto importante anche questa, che trovate il video su YouTube. Poi dopo lo metto appena finisco il consulto con questa ragazza.
Quindi ragazzi vi mando un bacio grande grande, a presto, ciao! Ok, vi saluto anche a voi che mi seguite su YouTube, vi mando un bacio grande grande, condividi, condividi, commenta mi raccomando sotto il video che cosa ne pensi di questo argomento che è importantissimo per tutte le fiamme e aspetto i tuoi messaggi. Ciao!